Salve, benvenuti o bentornati, io sono Salvo e oggi parliamo di Zemismart. Zemismart ci ha mandato questa fantastica serratura a touch. Ora andiamo a vedere come funziona e come si installa. È semplicissimo, la possiamo installare come vogliamo. Ok ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivetevi al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle ragazzi e ora sigla. Allora ragazzi, andiamo a vedere oggi il nostro dispositivo Zemismart. Abbiamo visto già di altre case le serrature elettroniche, questa è un'altra serratura elettronica, andiamo a vedere. Abbiamo testato anche ultimamente questa qua col touch, ora andiamo a vedere quella col tastierino numerico. È uguale a quella che avevamo già visto tanto tempo fa. Oggi andiamo a vedere questo, magari vediamo qualche funzione in più, vediamo se c'è qualche cosa in più. Allora, funziona con Tuya Smart, ovviamente sia con Tuya che Smart Life hanno lo stesso server. Zemismart Smart Makers Good Life, Smart Cylinder Look. Allora, questo è un, ci dice che è un card e pass unlocked, quindi c'ha sia card che password, quindi col tastierino unlocked per sbloccarlo. È silver e 80 mm, avevo chiesto 60 mm, non so se funziona, dove la devo andare a posizionare, ora poi lo andiamo a vedere. Comunque potete andare a scegliere tutti questi qua direttamente sul sito, poi vi lascio il link qua sotto. Allora, production name Zemismart Smart Looked, power source una batteria CR123A alcalina, che ragazzi già è in dotazione all'interno della serratura. Installazione intermedial tool required included, poi è una IP53, quindi può avere degli schizzi di acqua ma non può ricevere acqua dirette. Le dimensioni sono 42x42 mm, materiale in alluminio alloy brass, un looked way up fingers key card manual key, quindi funziona con l'app che anche con le card che manualmente. Energy power si può alimentare anche con una USB tipo C. E poi non c'è più niente, c'è solo il codice. Ecco, qua c'è qualche altra cosa. Funziona con l'app, non penso con l'impronta digitale, comunque ora poi lo vediamo. Key col codice, con la carta e Bluetooth IP53. High Security Cylinder, quindi dovrebbe essere sicuro anche per la sicurezza. E Type-C Range. Andiamo ad aprire. Allora, si presenta così, abbiamo subito un tag con una reset card. Praticamente questo qui dovrebbe essere per resettare tutte le card, allora poi lo vediamo. Poi abbiamo user manual cylinder, qua ci spiega tutto. Vediamo se c'è l'italiano, non penso che ci sia l'italiano, e infatti non c'è l'italiano. Qua ci dice che infatti funziona con Tuya e con Smart Life, però ci spiega tutto. All'interno c'è una serratura, due chiavi, due smart card, due anellini che poi vediamo anche cosa servono, delle chiavi a brugola, un giravite e il manuale. E ora vediamo. Ok, andiamo ad aprire la nostra serratura. Allora, apriamo e troviamo quello che già ci hanno detto loro. Vediamo che cosa c'è di preciso. Ci abbiamo due chiavi con due ventose, due brugole, un piccolo giravite. Mettiamo qua se non li perdiamo. Le chiavi sono un po' particolari, doppia maglia,
poi qua dentro abbiamo le due card, ma io penso che si possono utilizzare anche altre card. Ora poi vediamo che frequenza sono, casomai vediamo se ce l'ho io, se le possiamo usare. E alla fine all'interno abbiamo la nostra serratura, dove da questa parte è internamente, di qua possiamo aprire e chiudere, e da questa parte non possiamo aprire e chiudere se non inseriamo il codice. E c'è un puntino qua, forse sarà qualche LED, qualche reset. Vabbè, praticamente questo, se non c'è il codice, non gira, ma questo internamente possiamo chiudere e aprire la nostra serratura. Ora poi lo vediamo direttamente sul banco. Questo qui c'è il tastierino, e qui ci dovrebbe essere, se non vado errato, questo serve per tirare fuori questo e girarlo, perché qui troviamo, all'interno troviamo la chiave, se si scarica la batteria, dove possiamo inserire la nostra chiave e sbloccarlo, e quindi possiamo aprire con la chiave, quindi facciamo così e gira in questa maniera, e poi leviamo la chiave se per caso questo restiamo senza chiave. Poi abbiamo la USB-C, qui ve la faccio vedere con la stessa chiave, USB-C, e qui c'è la batteria CR123A che noi dobbiamo andare ad aprire con il nostro cacciavite. Ci hanno dato un bellissimo cacciavite, quindi andiamo ad aprire. All'interno, state attenti se perdete la vite ragazzi, quindi magari mettete di lato la vite, all'interno c'è la batteria, che ragazzi la batteria dura tantissimo, perché io ne ho un'altra e la uso. Questa ora non so che condizioni siano, ma se volete essere più sicuri, oltre a questa batteria prendetene un'altra, magari della Duracell, siete tranquilli che funziona. E si va a inserire qua dentro, allora si va a inserire in questa maniera, ok, si è già attivato, quindi rimettiamo la nostra vite, ok, chiudiamo tutto e la nostra serratura già diciamo che è pronta per essere installata. Ora noi che cosa facciamo? Leviamo tutto quello che c'è sopra questo bancone e lasciamo solamente la serratura e magari le chiavi e qualche altra cosa, perché ora l'andiamo a installare direttamente su il nostro espositore, ok? Levo tutto e ci vediamo tra un secondo. Eccoci di nuovo qua, siamo tornati. E allora, ora dobbiamo andare a vedere come funziona tutte cose, ok? Ragazzi, questa è la serratura, in studio un pochettino la funzionalità di questa apparecchiatura qui, magari andiamo a fare anche il pairing sul nostro smartphone e poi andiamo a montare direttamente sulla serratura, ok? A dopo. Allora ragazzi, andiamo ora a aggiungere il nostro dispositivo, andiamo a premere più, aggiungi dispositivo, e ci rileva subito il nostro dispositivo, quindi non ho fatto niente. Al massimo dovete andare a schiacciare, qua c'è un pulsantino con qualche cosa, non con una punta affilata, ma potete utilizzare anche qualche cosa con la punta meno affilata, così potete, non lo sfondate. Ok, andiamo a fare aggiungi. Lui già lo sta aggiungendo al nostro dispositivo, ok, lui è pronto, lo lasciamo cylinder, ok, lasciamolo così e facciamo fine. Testa notifica, questo è un dispositivo di sicurezza, non notifica notifiche di allarme, per assicurarsi di ricevere notifiche fare clic sul test per verificare l'attivazione dei relativi permessi, non mostrare più. Ok, andiamo a fare questi relativi permessi, ora vediamo che cosa sono. Beh, sono i permessi dell'app,
Già l'app ce l'ha, i suoi permessi. Ok, siamo entrati dentro il nostro dispositivo e quindi andiamo a vedere. Ok ragazzi, allora, una volta che abbiamo fatto l'installazione del nostro dispositivo, dobbiamo andarlo a configurare prima di andarlo a posizionare nella porta. Quindi ora vediamo come si fa a sistemare tutte le impostazioni. Comunque avete visto, è semplicissimo per fare il pairing. C'è qua un puntino che è un pulsantino, si schiaccia, tenete schiacciato con uno stuzzicadenti oppure una punta di una matita appuntita, schiacciate 5-10 secondi, si mette in pairing e andate a fare la vostra applicazione. Una volta fatta la vostra applicazione, basta che schiacciate qua, tenete schiacciato qualche secondo, lui già è pronto per aprire la porta. Allora, la password, quando ancora non è tutta configurata, ora non so se già, perché ci ho giocato un po', è già passato un giorno da quando vi ho fatto il video, il primo pezzo del video, è praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e in questo momento è cancellato, però comunque si può resettare direttamente tramite questo e cancellare tutto. L'unica cosa che ho visto che non si può cancellare, ma solo se non cambiate l'account, ma se cambiate l'account si può cancellare. L'unica cosa è, ve lo faccio vedere subito, andiamo su membri. Praticamente io qua ho creato per gioco Piero e Sergio, che non li conosco, non sono familiari miei. Praticamente questi io non li posso più cambiare, oppure se scrivo oltre member qua posso metterli e li posso cancellare. Ora non capisco perché non me li fa cancellare, ho provato da tutte le maniere ma niente. L'unica cosa che potete fare è di andare a fare edit e chiudere tutte le applicazioni che ci sono, password manager, card manager, tutte queste cose, lo salvate e praticamente non può fare più niente, ma resterà sempre là, non riesco a cancellarlo. Se c'ha la password, che io in questo momento non ne ho password, però ora vi faccio vedere anche come si mette, oppure una card, lo potete cancellare. In questo caso per ora andiamo a vedere come. Partiamo da qua sopra, dalla penna. Allora, nella penna abbiamo il nome del dispositivo e qui possiamo andare a cambiare il nome e la posizione dove l'andate a mettere. Quindi se mettete nel corridoio, nella porta del corridoio, nello sgabuzzino, nella porta o nella stanza segreta, potete andarla a posizionare. Poi abbiamo informazioni del dispositivo. Poi possiamo fare delle scene istantanee, queste poi potete crearle voi, tipo arrivate con lo smartphone, lui si collega al Bluetooth e si apre. Possiamo creare dei gruppi, quindi se abbiamo più di uno possiamo metterli insieme, quando apriamo uno si aprono tutte. Oppure condividere il dispositivo con altre persone. Questo potete fare pure, potete condividere con altri familiari, ma non c'è bisogno. Poi abbiamo domande frequenti e feedback. Aggiungi schermata home, quindi possiamo andare a mettere la schermata dell'home oppure aggiornare il nostro dispositivo, che in questo momento è aggiornato. E qua sotto c'è rimozione del dispositivo. Ok, poi abbiamo qua proprio nello schema, abbiamo tap and hold to. Praticamente qua dovete tenere 3 secondi il dito sul il catenaccio e lui si apre, e in questo caso è aperto. Se vedete, ora si chiude di nuovo, ora 3 secondi e si chiude. Guardate. Poi abbiamo, se scorriamo da questa parte, possiamo andare a creare una password e quindi la possiamo dettare via telefono, via WhatsApp, e dirgli che la password, questa è temporanea, dura 5 minuti, la password 55225266 cancelletto, è stata abilitata e si apre. Tra 5 minuti questa password non esisterà più. Potete anche copiare e portarla sul vostro WhatsApp e mandarla a chi vi interessa. Per esempio, voi non siete a casa, c'è la donna delle pulizie, vi serve dargli una chiave, un numero, un codice, gli mandate questo qua, lascia la porta aperta ovviamente, perché sennò può solamente uscire ma non può più rientrare, perché la maniglia viene di nuovo bloccata, quindi dovreste mandare un altro messaggio.
Ok, poi abbiamo, ritorniamo indietro e abbiamo no message, nessun messaggio di record. E poi abbiamo, andiamo a vedere setting, i setting. Nelle setting abbiamo la possibilità di poter fare, di aggiungere password management e dargli una password a chi è della nostra famiglia. In questo caso io, per esempio, a Sergio mi sembra che non le ho levato. Vediamo, mettiamoci una password, una password semplice, 1123344. Ci metto qua password nome, la chiamiamo ciao e la salviamo. Ok, lui già si è collegata, quindi questa password già lui ce l'ha in memoria. Quindi Sergio entrerà sempre con la sua password, che sarebbe 1123344, cancelletto, e si apre. Infatti si è sbloccata anche, sta girando, ecco, ora si è ribloccata perché ha il tempo di entrare e chiudere. Ovviamente possiamo solamente entrare e chiudere, poi la vediamo direttamente sul trespolo. Ok, poi andiamo sempre su, possiamo anche cancellare la password se andiamo qua da Sergio, dove abbiamo dato la password. Infatti ci dice password 1. Io da qua la posso anche cancellare, o delete direttamente, cancellare direttamente. Vediamo che succede. Ok, l'ho cancellato, quindi Sergio non c'ha più la password. Se io ora faccio 1123344, gli ho cancellato la possibilità di poter entrare a Sergio. Stessa cosa possiamo fare anche con Piero. È la stessa cosa, io che sono l'amministratore mi posso dare delle chiavi, delle card, che ora andiamo a vedere pure. Oppure andiamo di nuovo a setting e abbiamo la possibilità di poter mettere card management. Allora qua possiamo andare a dargli una carta, in questo caso vediamo, prima avevo dato il codice a Sergio, ora vediamo a Piero, una card, prendiamo una card, la inseriamo e l'appoggiamo sul display. Ok, ora ci dice di mettere un nome, lo chiamiamo ciao 2, e la carta è pronta. Se io ora esco da qua, ovviamente vediamo, così si apre il cerchietto verde e diventa rosso. Ok, l'ho aperto e posso andare ad aprire la mia porta. Ok, e questo è anche fatto tranquillamente, quindi ogni volta che io avvicino la carta funziona e mi si apre. Se io invece vado con una carta che non è scritta, mi dice dove vuoi andare, non puoi passare. State attenti sempre con la carta reset, perché vi resetta tutto e quindi dovete andare a fare tutte le reset, tutti le password nuovi a tutti. Se è un negozio, avete qualche dipendente, dovete andargli a ridare tutte le password nuove. Invece temporanei password, qua possiamo mettere delle temporanee password, tipo questo qua, online password. Praticamente se io sono vicino al dispositivo, sì, perché funziona questo, se non avevamo capito, a Bluetooth. Sì, allora le operazioni noi lo possiamo fare con i codici tranquillamente, anche se non abbiamo il Bluetooth attivo, perché funzionano tranquillamente. Ma se io devo andare a fare, devo cambiare delle impostazioni e quindi devo mettere delle password, io devo essere proprio là, perché non posso fare delle manovre se non sono vicino col telefono, perché non col telefono, lo smartphone, perché non mi farà fare, non mi darà possibilità di poter accedere alla scheda, perché non sono tipo in remoto. Significa che se abbiamo però un router Bluetooth che poi mi trasmette in, diciamo, sul wifi, allora lo possiamo fare. Quindi ci vorrebbe un altro pezzo in più per poter fare questo, e quindi possiamo gestircelo tutto in remoto. In questo caso non è quello che dobbiamo fare noi, ma dobbiamo andare a vedere solamente la funzione di questa serratura. Ok, one pass time, allora one time password, la password usa before it expender. Praticamente qua possiamo andare a gestire, ovviamente se cliccate qua random, lui fa una password random e quindi durerà il tempo che noi ci diamo, per esempio da
2024 1/23 alle 10:47 per domani, dopodomani, e questo qui sono delle password temporanee periodiche. Queste qua sono delle password che praticamente è la stessa cosa, password immediata, praticamente questa qua è una password immediata che praticamente sempre se noi clicchiamo qua ci dà un'altra password, possiamo andare a fare offline password. Se io non sono ora qua, se io non sono qua col mio telefono, gli dico che per, quindi sempre per, sono una donna delle pulizie oppure un vostro collaboratore volete far entrare per un tot di tempo, tipo 24 ore, perché qua abbiamo un time limit di 24 ore, possiamo andargli a dire che entro le 24 ore tu hai una password e dopo le 24 ore si cancella in automatico. Poi abbiamo anche on time password, praticamente noi andiamo ad abilitare questa password, ripetete sempre il nome, ciao 3, vi copiate la password ovviamente, perché se la dovete mandare a qualcuno su WhatsApp la potete mandare, e fate donna. Non andiamo a fare la prova donna, allora ora non mi ricordo più la password, dovrei andare a rivederla. Vabbè, comunque vi consiglio di scrivervela comunque per fare questa cosa. E poi possiamo anche cancellare tutte le password, crea null. In tutti i casi, per fare crea null dovete andare a inserire questa qui, quindi questo numero 4433624056423. Ok, ora lui in questo caso ha cambiato tutte cose, ha cambiato. Infatti se non te lo prende, ha lasciato solamente la password, vediamo se è vero. Solo la card forse ha lasciato di Pier. Sì, infatti ha lasciato solo la card, che è questa qui, per... che è ancora. Ok, torniamo indietro. Io allora ora la card di Piero la voglio eliminare, quindi vado qua, delete e confermo. Oppure la posso anche cambiare. E quindi non hanno più password né lui e né lui. Ovviamente non ce l'ho nemmeno io in questo momento, perché non me la sono inserita. La vado a inserire. Mettiamo che la mia password sarà semplicissima. Anzi, cose semplici non le potete mettere, ragazzi. Scordatevele, perché 1, 2, 3, 4 non ve le fa mettere. Quindi mettiamo sempre 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. E ce la possiamo anche copiare. Abbiamo copiato solo il nostro dispositivo. Ci mettiamo salvo e lo salviamo. Quindi ora io ho la mia password, mi posso anche inserire la mia card. La mia card io la terrò sempre con una chiave, una ventosa e una card di questa qua, non si può sapere mai. Metto la mia card qui, ok, abbiamo messo la card, mettiamo card salvo e io ho la mia card che posso entrare. Piero l'ho buttata fuori la carta, infatti non fa niente, vediamo se rifà, non la vede. E poi c'ho il reset è sempre quel fatto là. Allora andiamo, allora qua ora abbiamo sempre nel setting, abbiamo automatic look switch. Praticamente questo automatic look switch significa che ogni volta che facciamo il codice e poi ce ne andiamo, lui si va a bloccare direttamente. Ma mettiamo caso che io abbiamo un ufficio e questo ufficio io lo devo aprire solamente la mattina e poi la chiudo quando me ne vado, che cosa faccio? Sblocco, ok, e in questo caso è sbloccata, quindi chiunque può entrare e uscire dall'ufficio. Se io non la voglio più, in questo caso non la voglio ribloccare, basta faccio così e si riblocca, quindi la posso lasciare aperta tutta la giornata e poi quando me ne vado la lascio sbloccata. Remote un look praticamente io la posso fare teoricamente anche in questo modo. Se io non ho il telefono, vediamo, facciamo una cosa, leghiamo il Bluetooth. Ora io non sono più collegato a Bluetooth, quindi infatti mi dice non Bluetooth non connesso. Vediamo che succede: 1 1 2 2 3 3 4 4, e mi apre la porta. Però se ci fate caso, qua non sono connesso, quindi
Ok, la rivediamo. Non sono connesse a Bluetooth, quindi la porta funziona lo stesso. 1 1 2 2 3 3 4 4. Ok, si è aperta, infatti qua gira tranquillamente con il fermo. Ok, e la stessa cosa, se vado qua non me la fa più sbloccare perché devo riattivare il Bluetooth. Riattiviamo il Bluetooth, ritorniamo indietro e cerchiamo la connessione con Bluetooth. È semplicissimo, già si è ricollegata. Se schiaccio qua si va ad aprire la porta. Ok, e si è aperta la porta di nuovo. Andiamo a vedere altre cose. Riattiviamo tutto. Smart linkage. Allora qua possiamo fare del tipo degli allarmi che si va a incrementare con Tuya e con Smart Life. In questo caso lascio perdere tutte cose perché qua possiamo fare la famiglia va a casa, allarme, serratura porta, quindi possiamo anche impostare, proviamo a impostare la serratura porta, vediamo che succede. Allora, sono delle scene, ovviamente se succede qualche cosa vi manderà una notifica al vostro smartphone. Vabbè, lasciamo perdere, fanno delle scene infatti. Poi abbiamo un look recording. Allora da qua possiamo andare a vedere chi ha aperto in quale orario, in quale giorno la porta, quindi chi è entrato e chi è uscito da questa situazione qui. E qui smart link, possiamo andare a fare le scene. Vabbè, questo è quello riguardante il tutto. Qua andranno ad arrivare i messaggi e mi sembra che non c'è più niente. Andiamo a cancellare, non mi fa cancellare ragazzi, non gli posso cancellare i cosi, ma posso però fare member, famiglia member o alter member. Possiamo andare a fare un nome nuovo, adesso ci mettiamo Franco. Franco, ci diciamo che la password può essere una password che praticamente può stare. Vabbè, devo andarla. Ok, lasciamo così. Devo girare un giorno. Allora, questo è tutto l'anno, fa la password tutto l'anno, oppure posso andare a cambiare con permanente, una password permanente. Lo può sbloccare col suo smartphone, ovviamente. Salva, ovviamente Franco, dobbiamo dargli anche la sua email. Mettete qua la sua email e lo potete aggiungere oppure lo potete cancellare. In questo caso possiamo fare così e abbiamo cancellato Franco. In tutti i casi, se gli dite che Franco era un vostro parente, mettete di parente e andate a mettere tutti gli indirizzi, account e tutte cose, e quindi è una ottima cosa. Io ora non riesco a cancellare, se ci riesco vi faccio uno short, ma non posso più cancellare né a Piero né a... niente, non ci riesco, non mi fa fare niente, solo attivarle. Questo poi è un'altra cosa. Cancella. Ora andiamo a montare direttamente, vediamo come si monta sul nostro trespolo. Andiamo a vedere come funziona. Ok, a dopo. Ok, andiamo ora a smontare tutto il nostro malloppo qui. Ma è semplicissimo ragazzi, dovete andare a prendere il chiavino più piccolo, andate a svitare questo grano in questa maniera, non so se si riesce a vedere. Questo lo smontate, dobbiamo tirare fuori. Dobbiamo tirarlo fuori tutto. Attenzione, non lo perdete ragazzi, perché questo grano, se lo perdete, non ci sono altri pezzi di ricambio, quindi dovete andarlo a comprare uguale. Quindi questo piccolo grano lo leviamo, esce e già abbiamo la possibilità di poter entrare
questo nella vostra maniglia. Ok, ora dobbiamo andarlo a posizionare. Avevo chiesto quello da 60, mi hanno mandato quello un po' più lungo. Vabbè, per fare la prova basta che mettete, ok, e andate a posizionare la vite lunga che io non c'ho perché non me l'hanno data in dotazione e quindi non ce l'ho. Andiamo a posizionare ora questa maniglia. Qua esistono anche al ferramenta, vendono anche degli stanziatori dove potete nascondere la serratura. Hanno sbagliato perché ho chiesto da 60, me l'hanno mandato da 80, quindi ci sono 5 cm di qua e 5 cm di là. Vabbè, non fa niente, tanto si può installare lo stesso. Andiamo a bloccare ora la nostra vite. Attenzione, quando la avvitate non sbagliate, e la andiamo a avvitare fino in fondo. L'installazione è semplicissima, ragazzi. Ok, quindi abbiamo la possibilità di poter aprire la nostra porta dall'interno, ma dall'esterno non si può né aprire né chiudere. Quindi ora è chiusa, io non posso né aprire né chiudere. Allora, ora andiamo a impostare ora una, andiamo qua, clicchiamo qua, si va ad aprire e possiamo aprire la nostra serratura tra qualche istante. Ok, la porta quando torna a chiudersi, quindi va a chiudersi, si va a ribloccare di nuovo e la porta non si può più aprire di nuovo. Andiamo ora a impostare delle password, quindi facciamo sia per una card, che in questo caso c'è la mia card che è la mia porta che ho registrato. Ok, e quindi la possiamo andare a chiudere, ma l'altra non dovrebbe funzionare, infatti mi dice non puoi entrare. Andiamo ora a impostare la card. Allora andiamo sulla persona che ci interessa, in questo caso mi interessa sempre io stesso. Io ho sia una password che praticamente dovrebbe essere 1 1 2 2 3 3 4 4, cancelletto, e mi apre la porta. Aspettate che si, ok, e poi si chiude, quindi non posso più fare altro. Eppure ho anche una card che mi apre la porta e posso aprire. Ok, andiamo a dargli una password e una card a Piero. Mettiamo una card a Piero, ci dice di avvicinare la card, andiamo a fare start captured, mettiamo la card, questa è di Piero, ci metto uno, e quindi Piero ha la sua card. Ora mi apre la porta, ok, e sempre Piero gli andiamo a dare una password e gli diamo una password, in questo caso 223344, mi sembra che già dovrebbe essere giusto così. E mettiamo sempre questo qui, il numero a caso. Ok, ha preso anche questa card, quindi andiamo a fare in questo caso 223344 e si apre anche la porta. Ok, io a Piero non lo voglio più, non voglio che più apre le porte, basta che vado qua, apro questo e gli dico delete e confermo. Se ora vado con la card non mi apre niente, però c'è ancora la password, però Piero la password ora la va a cancellare. Andiamo su delete, confermiamo, e anche se mettiamo la password di Piero 22334
non mi apre niente. Ok, però la mia password ancora funziona. 1123344, cancelletto. La mia password ancora funziona. Quindi possiamo eliminare le persone o inserirle come vogliamo noi. E questa è un'ottima cosa per questo tipo di serrature. Se per caso si scarica la batteria in qualche modo, abbiamo la possibilità di poter inserire questa qui in questa maniera, aprire e inserire la chiave. Ecco qua, mettiamo la chiave qua e già lui è aperto. Praticamente da qua possiamo andare ad aprire, aspettate, si è spostata. Possiamo aprire e chiudere tranquillamente, quindi senza codice, senza niente, noi stiamo aprendo. Ma non solo, se per caso non avete nemmeno la card, quindi aspettate che esco, non avete nemmeno la chiave, qua c'è l'uscita USB-C. Mettete un alimentatore portatili, questi portatili che usiamo per caricare il nostro cellulare, lo inseriamo qua e lui va a fare, in questo caso non è come la chiave, dovete andare a mettere il codice PIN. In questo caso io ho il power bank, lo collego qua, faccio il mio codice 1122 3344, cancelletto, e lui mi aprirà la porta. E in quel caso io poi posso andare a sostituire la serratura. Non c'è bisogno di smontare tutto, basta svitare questa chiave, questa vite qui, cambiare la batteria e ritorna tutto a normale. Chiudiamo e la serratura è pronta. Ok, non c'è più altro da dirvi. Niente, tutto a posto. Ora passiamo alle conclusioni. Ok ragazzi, a questo punto siamo arrivati al termine, io vi ringrazio di essere stati qua, ringrazio anche a Zemi Smart che ci ha mandato questa serratura e ci ha fatto vedere, ci ha fatto scoprire come funziona. Se sono stato utile ragazzi, lasciate un like verso sopra. Volevo ringraziare anche un mio iscritto che si è abbonato, Antonia De Noia, che si è abbonato a livello 1, grazie veramente. E niente ragazzi, a questo punto vi chiedo di lasciare un like verso sopra, iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e su Facebook se vi volete scrivere. Ragazzi, che dirvi, a un prossimo video, ciao e grazie a tutti.